Ciao a tutti, siamo a Porta Marghera con Gianluigi Paragone, con i nostri consiglieri di municipio, attivisti di questa zona, che seguono il livello di inquinamento qui del territorio provocato dalle varie fabbriche, che poi dei vari impianti, che poi adesso si sta riversando in mare, sta inquinando la laguna. Adesso faremo un sopralluogo con questa imbarcazione su cui siamo e loro ci spiegheranno un po' che cosa stiamo vedendo. Se avete delle domande, fatecele in diretta. Vai, cominciaci a spiegare un po' che cos'è. Beh, voi vedete qui le rive di fatto sono state conterminate, messe in sicurezza e rese disponibili alle attività industriali. Come vedete si sono insediati, qui abbiamo un cantiere dove sono insediati appunto il gruppo Sakaim, poi ci sono varie attività. Questa è la zona della bioraffineria Eni. Chiaramente le zone che sono state messe in sicurezza sono fruibili e possono essere utilizzate per usi industriali. Adesso dove stiamo andando di preciso? Adesso stiamo andando lungo il canale, qui questo è il canale Brentelle, poi sfoceremo in un bacino di evoluzione e troveremo il canale Nord, sì. Il canale industriale Nord. Il canale che segue qui è il famoso canale dei petroli. Quindi qui si sta riversando in mare, e quindi nella laguna, tutti i prodotti dell'industria. Esatto. Le mancate conterminazioni, le mancate messe in sicurezza hanno creato le condizioni perché le falde che spingono su questi terreni poi riversano l'acqua inquinata, dilavando i terreni, li riversano in laguna. Con i loro inquinanti. Qual è la proposta che noi stiamo facendo per quest'area? Che cosa stiamo chiedendo? Noi sicuramente proponiamo che i terreni siano, che tutta la struttura industriale, tutte le macroisole siano messe in sicurezza. Questo per consentire poi con le bonifiche la possibilità di riutilizzare questi terreni a uso industriale, in prevalenza con un'industria 4.0, un'industria che non sia l'industria che ha provocato tutto questo scempio. Sì, vai, raccontaci. È che questa attività di mettere in sicurezza tutta Porto Marghera, le varie macroisole di cui è costituita, è un'attività che è a lungo ormai, sono quasi 15 anni. Il problema appunto lo vogliono fare, ma è il tempo che si è allungato anche per tutti i vari motivi di scandalo del Mose. Hanno incominciato ad arrestare all'interno della regione importanti dirigenti, anche importanti persone che comunque tenevano sotto controllo tutti i lavori, anche i vari collaudi dei vari messi in sicurezza. Quindi c'è stato anche una fase di fermo di tutti questi lavori. Il problema del Mose ha bloccato la messa in sicurezza di quelli che erano i terreni. A livello burocratico, amministrativo in regione, ovviamente lo scandalo del Mose ha fermato il motore regione in quel senso, e quindi di conseguenza tutte le varie opere che devono essere continuate a fare si sono temporaneamente ovviamente fermate. Certo. Adesso pian piano stanno rincominciando e stanno finendo di fare i marginamenti che mancano nelle sicurezze. Ma quanto manca di marginamenti? Molto? Allora, noi l'anno scorso avevamo calcolato che mancavano 4 km e mezzo all'incirca rispetto a quello che la commissione aveva rilevato, o che il consorzio Venezia Nuova, sì, di marginamenti. In realtà adesso stanno incominciando a farli, hanno rincominciato a farne qualcuno, quindi piano piano. Il problema sono che in certi punti ci sono dei sottoservizi, sì. E dove ci sono i sottoservizi non puoi mettere le palancolature, cioè, una barriera, devi intervenire in altra maniera, e quei punti non li faranno secondo noi. Poi c'è il progetto del nuovo porto. C'è il progetto del porto per le grandi navi. Per le grandi navi. Questo per esempio è un luogo dove hanno previsto appunto di ormeggiare le grandi navi. Questa è una banchina. Questa qui che state vedendo. Ma quanto c'è di profondità? Molto profondità. Qui c'è una batimetrica che consente. Questo è il bacino di evoluzione, voi ben capite che una nave da 300 e oltre metri,
che deve girarsi per ormeggiare con vicino gli impianti industriali, con i serbatoi vicini di stoccaggio dei combustibili, risulta una zona estremamente pericolosa. Quindi il fatto che vogliano mettere qui le navi sicuramente è una grande follia, o non si rendono conto dei pericoli che appunto si corre. Ecco, come potete vedere, già qui questa macroisola di testa, rispetto a questa macroisola qui che è stata conterminata e messa in sicurezza, quella lì manca di messa in sicurezza. Manca di messa, dei marginamenti della messa in sicurezza. Quella zona lì, tra l'altro, non è possibile riutilizzarla in nessuna maniera. Quella lì? Questa qui che vedete. Sì. Questa qui. Perché per questi marginamenti nel sito di Porto Marghera hanno speso 780 milioni di euro, certo, per adesso. Certo. E per finire tutto rimanente si parla dai 250 ai 300 milioni. Il paragone non ci sta, però il discorso è che appunto i sottoservizi che diceva Vera sono quelli che impegnano di più economicamente. Certo. Hanno lasciato praticamente tutte le cose. Tutte le cose semplici le hanno fatte. Tutte le semplici le hanno fatte, quelle più complicate le hanno lasciate. Quante aziende ci stanno lavorando a questi marginamenti? Beh, c'è la Mantovani, c'è la... sono delle cordate, erano delle cordate all'interno di Consorzio Venezia Nuova. E quindi è tutto... che hanno sempre lavorato per direttamente, senza bando di gara. Ecco, erano assegnazioni dirette. Infatti uno dei problemi dei collaudi è che anche le certificazioni dei collaudi sono state certificazioni singole, non c'è una collaudo generale. Ad alto inquinamento paga lo scotto del fatto che sono state fatte tutte le peggiori pratiche dal punto di vista degli appalti, dal punto di vista della corruzione, dal punto di vista del modo di gestire i lavori pubblici. E questo è un danno alla salute, perché immagino i livelli poi di... generale, che è impossibile risanare realmente queste zone e riportarle a come erano una volta. Ovviamente si potrà solo fare una riconversione industriale, al massimo commerciale. Non possiamo immaginare questa sia un'area abitabile dal punto di vista, nonostante possa avere degli ampi margini di sviluppo dal punto di vista edilizio, per edilizia residenziale. Diciamo che la vocazione di quest'area, di questi luoghi, sarebbe industriale. Industriale, perché diciamo, è vero che qui voleva Pierre Cardin farci la famosa torre, però diciamo, per dare uno sviluppo al territorio bisogna ricondurla a un'industria però sostenibile. Certo. Non può essere certo l'industria che c'è stata fino ad ora, certo, e che adesso purtroppo ha subito... Che poi adesso ha un ridimensionamento già di per sé, perché comunque è un modello industriale che è in declino. Esatto. Ma qui ci sono gli impianti Fincantieri anche qui vicino? Sì, dove sono? Fincantieri è quello che stai vedendo qui davanti, quella nave che vedi davanti è il Fincantieri. Fincantieri dagli anni 90 ha fatto 80 grandi nave, i suoi maggiori committenti sono l'MSC e il Costa, ovviamente. Il Fincantieri che 10 anni fa doveva chiudere, stava fallendo, adesso è diventato un player internazionale incredibile. La cosa positiva è comunque che fa anche navi sotto i 40.000 tonnellate, che è la cosa positiva per un ambiente come la Laguna di Venezia, perché ci sono... Questo c'è anche il piano, no? Anche su questa zona qua? Qui dovrebbero ormeggiare le grandi navi. Qui abbiamo la Pilkington. La Pilkington è l'industria che fabbrica vetro, che è qui, e sarebbe disposta a cedere parte della sua banchina, perché chiaramente poi dopo c'è un ritorno economico. Come vedete anche qui i marginamenti non ci sono, quindi sono tutte quelle parti mancanti. Questo qui è un luogo dove stanno riportando terreno all'interno. Le palancole, le palancolature le vedete, sono quelle che sono, sono state pagate per essere anti corrosive, ma potete notare voi che quelle palancole stanno arrugginendo tutte. Se i lavori non verranno ultimati, il degrado delle palancolature non permetterà più
di poter poi costruire, si dovrà ripartire a ripalancolare un'altra volta. Sì, ma siamo all'assurdo che da quando è successo tutto il problema con il Consorzio Venezia Nuova, adesso non c'è più nessuno che ha la competenza nella manutenzione di tutti questi lavori. Cioè, se tu vai da ogni ente dice no, io non compete a me. Non aspetta nessuno. Non aspetta nessuno a mantenere in vita ciò che è stato fatto. Però le responsabilità in questo caso sono in capo all'autorità portuale. Allora, ci sono belle due competenze, perché abbiamo l'autorità portuale, abbiamo l'ex magistrato alle acque, cioè il provveditore alle opere pubbliche, interregionale alle opere pubbliche, per cui c'è un balletto di competenze per chi dovrebbe poi intervenire. E non è mai stato completato il tutto, perché c'è stato fatto un progetto che sarebbe il piano integrato di Fusina, che quello sarebbe servito per confluire proprio tutte le acque, tutto il liquame, per portarlo a più di 4 km fuori in Adriatico dopo una certa depurazione. E non, questo non recepisce tutti i liquami proprio perché non vengono finiti i marginamenti, per cui non essendo finiti non si possono fare questo confluire, non viene portato fuori. E avete un numero di quante persone lavoravano qui fino a 10 anni fa, quante adesso ne lavorano su per giù, cioè quante ne abbiamo persi i dipendenti? Guarda, negli anni 60 erano circa 35-40 mila persone e adesso hanno sarà un decimo. Adesso sinceramente è che già è in declino e dobbiamo salvare con nuovi modelli industriali, senza accanirci sui vecchi modelli industriali. Beh, diciamo che il nostro programma prevede il consumo di suolo zero. Certo. Qui abbiamo territori che sono praticamente disponibili, basta metterli in condizione di ricevere appunto le attività che ci sono. Stanno puntando, c'è la giunta Brugnaro che sta puntando al quadrante di Tessera, vicino all'aeroporto di Tessera, o diciamo utilizzando terreno agricolo, quando invece qui c'è possibilità di avere terreno da riutilizzare. A voi sembrerà che queste rive qui siano rive tranquille, e dovete pensare che qui non c'è nessun marginamento, quindi tutto quello che vedo non ha marginamenti, quindi non porta, è messo in sicurezza. Porta l'arsenico, tutti quei prodotti, li porta. Di che tipo di inquinanti stiamo parlando? Arsenico? Arsenico. Idrocarburi policiclici, ci sono PCB, diossine, organo clorurati, un po' di tutto. Tutti i vari contaminanti metallici, mercurio, arsenico, ne ha di più, cromo. I sottoservizi che vedete sono quelli che vedete qui, quelli là. Quelli che vedete che sono difficili da determinare con il passo del canale. Certo. Quindi sono le parti, diciamo, complicate. Dove bisogna tagliare i tubi, riposizionare. Ma i fondi sono tutti stanziati oppure ci mancano alcune tranche di stanziamento? La maggior parte solo che sono stati stanziati. Esatto, però questo solo per la messa in sicurezza, perché per quanto riguarda le bonifiche, di bonifiche fatte sono solo al 7% di 1600 e passa ettari. Terreni falde. Perché cioè sono anche le falde acquifere inquinate. Solo al 7% di quanti soldi stiamo parlando? Allora, le bonifiche in realtà sia al proprietario che ovviamente la quantità di soldi non si sa, cioè non è per quanto riguarda le bonifiche in sé. Per quanto riguarda invece i marginamenti, quindi le messe in sicurezza, ormai siamo quasi a un miliardo di euro. Cioè, abbiamo spesi 800 milioni fino adesso, quindi altri 200 sono stati già messi in bilancio, più o meno siamo lì. Quello che ci sta è che ci sia. Ovviamente ci sarà sicuramente un, tra virgolette, probabilmente un MOSE 2 sui collaudi, perché come ti ho detto lì ci sono anche collaudi addirittura certificati mai fatti. Pagati, mai fatti, mai realizzati. Voi avete presentato esposti?
ora. C'è stato fatto un dossier? Abbiamo fatto un dossier, abbiamo portato in prefettura, abbiamo ecco, fatto questa è la situazione, questa è la situazione delle palancolature. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Quella sarebbe spiegaci. Quelle sono le palancolature che sono infisse per 20 metri sotto il fango e che intercettano la falda. Quindi evitano che gli inquinanti vengano in... Però questa, guarda come sono ridotte. Queste sono ridotte, un paio d'anni andranno distrutte. Ma a quanto risalgono quelle? A quanto risalgono? Questo si ravvisa come un altro scandalo Mose, non è che perché qui è stato speso 800 milioni, ne avranno spesi in altri 250, sono un miliardo, non è che siano certo. Sono tanti soldi per non aver risolto il problema certo. E non aver dato la possibilità di creare sviluppo a questa zona. Qui siamo in area Fincantieri. Fincantieri, questo è Fincantieri. Quella è una nave in costruzione. Quella è una nave in costruzione. Dei mastodonti ormai. Ah sì, mastodonti. E questi lavori qui se li sono fatti loro ovviamente. Beh, diciamo che le banchine come sono opera, è un'opera finita di messa in sicurezza. Il tutto prevede appunto che venga costruita una banchina chiusa, poi dietro c'è una tubazione che raccoglie le acque. Questo dovrebbe essere il modello. No, qua sì. Una parte sì, le hanno fatte il porto. Il porto stesso che le ha fatte. Anzi, diciamo appunto che quello che è stato completato prima di tutti sono tutte le zone portuali. Sono le zone portuali. Un problema che dove ovviamente il porto le ha fatte, però chiedendo i soldi dallo Stato. Certo. Passiamo sotto il ponte, veniamo fuori dall'altro canale, ci conviene a questo punto per invece di tornare indietro di qua. Andiamo per il ponte stralato. Tu conosci bene qua la zona. Abbiamo fatto con Vera fatto qui, margine per ma margine, non solo con lei sì. Abbiamo fotografato, abbiamo proprio calcolato i chilometri mancanti margine per margine. Siamo stati noi che abbiamo tirato fuori il problema, perché le commissioni purtroppo non vengono sul posto certo. Invece noi siamo venuti dossier, qui abbiamo messo i piedi, come si suol dire, nel fango. Siamo venuti qui da a quanto vedere. Tempo ve ne occupate? Due anni passati in questa laguna a fare margine per margine. È un gruppo di lavoro molto sì. forte che supporta anche noi portavoce. Grande. In modo veramente non ci fidiamo di quello che ci propina. Andiamo a vedere. Come vedete qui sono stati spesi soldi per rimettere in sicurezza i margini, in alcuni casi come ci dicevano i nostri portavoce, i nostri attivisti, sono stati messi in sicurezza, in altri no, e quindi abbiamo un problema di inquinamento della laguna che viene dall'inquinamento dei terreni su cui insistono degli impianti industriali da decenni. Si inquina la falda porta in mare, nella laguna, gli inquinanti. Stavamo parlando di tutto, di diossina, di una serie di prodotti chimici, prodotti dell'industria, e questo crea un danno per la salute non indifferente per i cittadini. Migliorare la qualità della vita dei cittadini significa cominciare a dire che questi impianti oggi hanno tutte le tecnologie per rinnovarsi e per diventare, come si diceva, industria 4.0, possono diventare non inquinanti ma possono anche convertire la loro produzione, anche perché qui siamo passati da decine di migliaia di impiegati negli anni 60 ad oggi con neanche un decimo di quelle persone. Stiamo passando sotto una delle grandi navi che costruisce la Fincantieri, si chiama America Line. La Fincantieri è una nostra grande azienda di Stato, è quella a cui la Francia aveva fatto lo scherzetto sui cantieri francesi di riprendersi i cantieri. La Fincantieri 10 anni fa era un'azienda di Stato che stava per chiudere, oggi è un grande player internazionale di costruzione di navi e costruisce sempre più navi civili come queste per crociere. Ed è anche un nostro orgoglio che possiamo sfruttare sempre di più anche nella politica estera, però ci dobbiamo far rispettare.
E devo dire che l'accordo poi chiuso con Macron dopo che si è ripreso i cantieri non è stato proprio entusiasmante. Ci aspettavano quei cantieri per costruire navi ancora più lunghe e non siamo riusciti ad ottenerli nella partecipazione in cui dovevamo ottenerli prima dell'arrivo di Macron. Come vedete sono tutti europeisti, ma sempre con le frontiere degli altri, i cantieri degli altri. Quando poi si tratta di essere europeisti con i propri interessi, diventano nazionalisti. Oggi avete tutte queste informazioni grazie a loro, che sono, come vedete, i nostri portavoce, sono nostri attivisti che si occupano di questo negli ultimi 2 anni e sono, come dicevo prima, quella comunità di persone che segue il movimento da sempre e ci fornisce le informazioni sia per fare opposizione ma tra qualche mese per fare il governo del paese, per diventare governo e andare a risolvere i problemi. L'obiettivo nostro è migliorare la qualità della vita degli italiani e questo passa anche per l'ambiente, passa per l'inquinamento, passa per la produzione industriale. Non siamo in un momento del paese, fa un po' impressione stanotte, non siamo nel momento del paese in cui bisogna scegliere ancora tra industria e salute. Tutte e due le cose sono compatibili perché siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale. Adesso ci abbassiamo. Siamo girati. Giriamo? Ok. No. Andiamo di qua. Ah. Sì. Poi siamo a 100 anni di Porto Marghera. 100 anni di Porto Marghera. Porto Marghera. Dall'altra parte c'è la Marghera che è la zona residenziale che era stata creata una volta proprio per gli operai. Qui abbiamo, i grandi mulini, le docce sono uno dei più grandi, diciamo, dove vengono portati i cereali. Questa è un'area di stoccaggio alimentare. Sì, esatto. Un'area alimentare. Ecco, ovviamente noi speriamo che per quanto riguarda le grandi navi sia un'altra ennesima proposta come lo Port Offshore. Negli ultimi 5 anni ce ne sono state una dietro l'altra. Qui, quindi noi speriamo che comunque anche questa decada, perché le grandi navi lì intendono quelle commerciali o quelle anche da crociera? No, quelle da crociera. Il problema è proprio quello. Noi parliamo di grandi navi da crociera. Lo spazio per girarsi e c'è la pericolosità degli impianti industriali che ci sono lì. Cioè, zona una pazzia. Rischio industriale. Beh, la nostra proposta, no? La nostra proposta è quella di ripensare alla croceristica, cioè continuare con la marittima dove abbiamo adesso navi che siano compatibili con la laguna, per cui più piccole rispetto a quelle che intendono portare dentro, perché 200.000 tonnellate sono un'enormità. Se pensi al decreto Clini-Passera parlava di 40.000 tonnellate. Certo. Adesso ne entrano anche da 96, però andiamo a un gigantismo navale che Venezia non può sopportare. Non so, può sopportare proprio a livello strutturale, perché una nave così grande che entra solleva un fondale e quindi scava ulteriormente tutto ciò che non dovrebbe scavare. Oh, tra l'altro oggi è il compleanno di Adriano Celentano, che ha fatto una battaglia incredibile. È vero. Diciamo gli auguri ad Adriano in diretta. Tanti auguri ad Adriano Celentano. Grande. Questa è una zona che hanno da poco finito di mettere in sicurezza. Questa zona qui. Questa qui? Una delle zone che hanno... Sì, che quando eravamo venuti noi mancava. Era ancora, diciamo, in fase di lavorazione. Sono spazi per la logistica immensi. Senti, ma quanti nuovi plessi industriali sono arrivati in 20 anni? Perché quello è un cantiere fatto
questo deve essere nuovo. No, no, beh, la grande Mulini no, assolutamente, è una realtà che esiste da anni. Il discorso è che tutte le industrie, quelle che trattavano diciamo la chimica pesante, quelle non hanno trovato spazio, ma diciamo che sono quelle che hanno poi creato tutti i problemi. Diciamo adesso diverse aree che stanno bonificando sia a livello di falda che di terreno e sono in preparazione per in realtà il porto offshore, quello che dicevi tu, cinese, cioè per poter mettere i container. Si stanno allargando, ci sono proprio zone fatte appositamente per offshore, cioè ormai è sempre detto appunto che no, si parlava forse di un mini porto offshore proprio al di fuori della bocca di porto di Malamocco. Però ancora lì ci sono grandi criticità, già la conca di navigazione, cioè quella che dovrebbe portare all'interno le navi quando il Mose viene tirato su, hanno trovato che è stata fatta male, è sbagliata, non ha le misure, per cui lì andranno a finire ulteriori soldi pubblici per rimetterla a posto. Lì abbiamo un pozzo senza fondo. Rifare quella conca pensa a pochi soldi, un miliardo, accidenti, capito. Ma per tutte queste aree dismesse c'è qualche progetto di reinsediamento industriale o qualcosa del genere? Per esempio questa qua è una struttura enorme, abbandonata. Guarda, il problema di uno che viene qua e apre una è che è obbligato a bonificare ovviamente per legge. Io non ho inquinato, devo anche venire e pagare per bonificare il terreno. Diciamo che sul fronte delle grandi navi, se noi contempliamo il fatto di aprire il porto turistico, di fatto ammazziamo il porto commerciale. Certo. Il porto commerciale ci dà la possibilità, con le industrie poi dietro, che di trasformazione, di creare un tessuto produttivo. Certo. L'indotto, tutto. Le grandi navi, io per l'amor di Dio, penso vengono. No, ma gli americani portare qui i turisti, non so quale beneficio. È questo quello che mi chiedevo, ma dove li fai sbarcare questi turisti in questa zona? È vero che c'è la laguna qui vicino, per carità. Sì, dovresti riportarli con delle motonavi, con delle lanzoni, dovresti portarli comunque al centro. E poi si respirerà per anni l'aria di petrolio, no? Quello che si sente in aria. E dobbiamo ancora vedere le carte, che Cuzzolino, cioè l'autorità portuale ha detto non ci sono pericoli, abbiamo fatto gli studi, però non li abbiamo visti. È tutto a posto. Ci salutano dalle navi. Ho detto che è con te. Sì. Grazie. È con noi. Io mi ricordo quando andavamo a fare il sopralluogo a Expo nel 2014. Andiamo lì e c'era un responsabile che ci mise nei pullman e ci fece girare il cantiere. A un certo punto questo ingegnere, noi gli facevamo le domande, no, ma qui è tutto a posto, qui ci sono le carte, una settimana l'hanno arrestato lui tutta la retta di Expo. Quindi quando cominciano a dire tutto a posto. Ciao grande! Ciao! Fantastico! No, io comunque vi dico che sono veramente molto ottimista, perché stiamo vedendo, ieri siamo stati in Trentino anche. Trentino e Alto Adige il giorno prima, ma c'è tanta gente con noi che è anche, come dire, insospettabile. Abbiamo parlato con tante persone e ci hanno detto noi vi sosteniamo, anche se non possiamo esporci, ma ci siamo, quindi. Dove vuole andare? Alla Coa. Possiamo anche andare. Questi serbatoi grandi così che sono? Questi qua. Questo ci toccheranno dei carburanti, qualcosa. Questa è la zona, quei camini che vedete dietro la nave, è la vecchia centrale
Enel, la Volpi, una vecchissima, proprio ormai obsoleta centrale, a carbone, no, ah, no, è stata dismessa. Ma questa è una delle centrali a carbone all'Enel che non sta più in funzione. Insomma, è una garanzia, Berti, sei sempre una garanzia. Che sono stati sversati in laguna hanno, cioè, hanno creato un habitat per, sia per il pesce ovviamente sia per i mitili, non ovviamente favorevole, certo. Per cui non si può neanche mangiare quello, cioè, che è vietato tu, ovviamente non puoi, tipo di pesce, anche se qualcuno di frodo, di frodo, e anche quello è un problema perché tu non sai cosa ti arriva. Ma ci sono indici tumorali alti, sono problemi con gli indici tumorali? Allora, per quanto riguardano gli indici tumorali, siamo molto in difficoltà, perché io che abito a Murano, noi abbiamo nell'aria avevamo degli indici di arsenico altissimi. Quando abbiamo chiesto anche al BUSD di fare delle ricerche, alla fine ci è stato detto che tutto sommato forse è lo stile di vita delle persone che abitano, un po' quello che in piccolo quello che è successo anche a Taranto. Ma comunque nella terra dei fuochi ogni 2-3 anni veniva il ministro della salute a dire sono i cattivi stili di vita che vi portano ad avere l'indice tumorale così alto. Le patatine fritte saranno sicuramente le patatine fritte. La Lorenzin... Una poca scolarizzazione della popolazione. Questo porta un problema di salute. Poi che a Venezia si avesse il più alto indice tumorale ai polmoni, questo in teoria non dovrebbe essere visto che non abbiamo macchine, eppure l'incidenza di tumori al polmone era la più alta. Certo. Quella è la centrale Enel che dicevi? No, la centrale è quella, e quella adesso è coperta dalla nave. Ah, okay. No, quella, non so se si vede la centrale, quella. Eccola lì, sì. No, sì, questa. Ah, ecco, eccola qui. Questa è la centrale. A carbone dismessa. Quanti anni fa è stata chiusa? Tre anni fa. Noi nel 2020 le centrali a carbone le chiudiamo tutte per il programma energetico che abbiamo fatto. Certo. Abbiamo ancora una, abbiamo tuttora una centrale a palladio che va a è carbone lì, quel cammino che e a CSS. Quella lì in fondo lì. Quel cammino alto, sì. Quel cammino sì che vedete lì. Quella brucia il CSS, che sono le immondizie. Sì, lo so, CSS, la storia. Allora, come avete visto, abbiamo fatto un giro nell'area di Porto Marghera. Adesso ci salutiamo e dopo ci vediamo con Gianluigi Paragone, che non solo presenterà il suo libro, che è Gang Bank, ma avremo modo dopo di dirvi una cosa insieme. E ringraziamo loro che ci hanno fatto da cicerone in quest'area, che sono attivisti, dei nostri consiglieri, e voglio dirvi di andare avanti, di parlare del movimento a quante più persone possibili e di sfruttare tra virgolette tutta la rete sul territorio che abbiamo. Lo dicevo ieri a Trento, io sto girando in Italia e sto incontrando tutte quelle persone per cui ho fatto la campagna elettorale negli ultimi 5 anni, consiglieri comunali, consiglieri regionali, consiglieri provinciali di Trento e Bolzano. Tante persone che mi avevano chiesto il sostegno e da parlamentare sono andato a sostenere. Adesso sono loro che sostengono me. Questo è bellissimo. E intanto in questi anni hanno portato avanti battaglie sul territorio, sul tema ambientale, delle imprese, sul tema della sanità, dei servizi. Queste persone sono il nostro patrimonio. Siete il nostro e mio patrimonio per vincere le elezioni politiche. E dobbiamo metterci tutti insieme al massimo delle energie, il massimo delle energie, per provare a cambiare le cose. Ciao!